All'interno del Remember Festival abbiamo organizzato questo viaggio a Cracovia, nel quale abbiamo coinvolto 30 ragazzi che frequentano e anche no il centro giovani. E il viaggio è stato organizzato con 7 incontri di preparazione per introdurre ai ragazzi quello che sarebbe stato poi la settimana. Durante il viaggio, grazie alla guida Diego, abbiamo visitato la città di Cracovia, abbiamo visitato i centri di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Ho provato tanta rabbia, soprattutto tanta rabbia e anche emozioni molto contrastanti, direi. Io mi sono chiesta più che altro come è possibile che una persona riesca ad arrivare a pensare di organizzare proprio una cosa del genere. E le emozioni provate durante l'esperienza sono state veramente molto molto forti e molto intense da parte di tutti. In seguito abbiamo fatto anche una sorta di incontro tra tutti noi e da parte di tutti c'è stata un coinvolgimento emotivo, anche fisicamente, molto molto espresso. A termine del viaggio a Cracovia abbiamo pensato a una restituzione del vissuto dei ragazzi. Quindi da 3 anni organizziamo il Remember Festival, che è una 3 giorni di sensibilizzazione sulle tematiche dell'Olocausto e della memoria. Abbiamo deciso appunto di aprirci anche ai linguaggi del cinema, della musica e della fotografia, di modo da raggiungere un obiettivo di sensibilizzazione più ampio. E per dirla appunto con una frase di Davide Alabari, le parole non bastano per dire l'Olocausto,